Let's go baby, guardate chi è tornato, sono qui il vostro Bauer. Voglio raccontarvi un pochino di cose prima di iniziare con questo video che stavate tutti aspettando. Per prima cosa sì, sono sparito per circa un mese, sono stato 3 settimane in Francia, lì non avevo sfortunatamente la fibra, quindi Twitch è stato un pochino un problema continuarlo, allo stesso tempo pure YouTube, perché con il lavoro, il fatto che non avevo una connessione che mi aiutasse a fare Twitch, non avevo tanta voglia, poi stavo giocando con persone inglesi, non volevo portare video in inglese, se no so che molta gente si lamenta che porto video in inglese, e specialmente le stavo portando su Overwatch, dove sto continuando. E se mi state seguendo sulla pagina, avete visto che finalmente ieri sono riuscito ad arrivare a rank 70. Un obiettivo per me grandissimo, arrivare comunque a giocare ora con quelli che sono i pro player nelle partite ranked, cioè le partite competitive. Oltre a questo, ragazzi, voglio fare questo video in cui voglio spiegare un pochino come si può entrare all'interno della competizione su un videogioco in generale, non solo di Call of Duty. Vi voglio parlare della mia esperienza, di come ci sono riuscito io e di come voi dovreste approcciare in questo mondo, di come dovreste migliorare. Allora ragazzi, per prima cosa mi vedete qui con una divisa particolare, in questo caso dell'MSM, ma vi spiegherò poi in futuro, quindi non c'entra niente. Quello di cui voglio parlare è come poter avere successo e diventare un giocatore professionista. Come sapete, io ho smesso di essere un giocatore professionista di Call of Duty, ma come sapete sto provando nuove esperienze in altri giochi. Vi voglio raccontare un pochino quali sono i passi principali. Diventare un giocatore professionista non è una cosa facile, perché voi potete avere questo obiettivo, ma i vostri compagni di squadra potrebbero non averlo e quindi potrebbero andare contro di voi, essere praticamente dei remi che vanno a frenare le vostre vele. La prima cosa che bisogna fare per giocare comunque a livelli molto alti è trovare persone che hanno gli stessi vostri obiettivi, persone che vogliono aspirare a un qualcosa, scommettere, perché ragazzi, parliamoci chiaro, giocare, diventare un giocatore professionista in Italia è una scommessa. Dovete mettervi in gioco, dovete usare molti dei vostri soldi, dovete andare contro molti, diciamo, pilastri della cultura italiana, perché la nostra cultura è molto particolare, un pochino retrograda, una mentalità non molto che non accetta molto le novità. E però in Italia sta succedendo qualcosa, questi sono gli anni d'oro del gaming qui in Italia, quelli che hanno vissuto non proprio gli anni d'oro, però diciamo l'inizio dell'era dell'esport anche qui in Italia. Magari fra 2-3 anni sarà al suo apice e lì si darà il via all'esport in Italia. Voi dovete essere in grado ora di catturare, diciamo, di arrivare in questo momento e di entrare a far parte dell'esport e diventare un giocatore professionista. Io, per quanto riguarda la mia esperienza, sono sempre stato circondato da persone che avevano lo stesso mio obiettivo. In qualsiasi gioco giocassi, quando giocavo a World of Warcraft e facevo arena, e facevo in questo caso arena per cercare di essere nell'1% mondiale, avevo persone che avevano lo stesso mio obiettivo. Quando sono andato su Rainbow Six, sono entrato in una squadra e sono partito, questo qui era una squadra molto famosa, e sono entrato nella seconda squadra, anche se era un giocatore molto promettente e molto bravo. E voi direte perché? Perché ho iniziato dal basso con il mio gruppo, con le persone con cui giocavo, per poi diventare la prima squadra e diventare la squadra che ha dominato per 2 capitoli consecutivi di Rainbow Six la scena italiana. Dopo questo, quando Rainbow Six, diciamo, è andato a morire, mi sono trasferito su Call of Duty, dove ho continuato una carriera, diciamo, professionistica molto più grande e molto più famosa, durata tantissimi anni. In questi anni poi ho giocato anche a Destiny, dove ci siamo diventati uno dei clan delle guild, in questo caso per fare speedrun più importanti al mondo, perché non c'era nessuno che, diciamo, andava a contrastare le altre gilde americane. Noi eravamo gli unici che riusciamo a battere i record, a inventare nuove strategie, eccetera, eccetera. Ma a cosa è dovuto questo? Non solo alla mia personale magari bravura, alla mia dedizione per il gioco, come la gente può dire, o al fatto di giocare 18 ore a un videogioco per diventare più forti. Era il fatto che ero circondato dalle giuste persone, che avevano gli obiettivi giusti e mi motivavano a giocare. Io avevo ancora più voglia di giocare, di collegarmi e di mettermi a giocare con loro. La prima cosa quindi per diventare un giocatore professionista è essere circondato dalle persone giuste, dai compagni di squadra giusti. Un'altra cosa che molti sbagliano qua è che se in gioco si gioca in 4, 5, 6 persone, molte squadre hanno più di una persona, si fa in alcuni giochi, eccetera eccetera, ma è una cosa controproduttiva. Bisogna arrivare al numero, se Call of Duty si gioca in 4, dovete essere 4 ragazzi, quei 4, e fare quello. Specialmente una cosa quando giocate è giocare con persone non solo con cui vi trovate bene, ma anche con persone che fanno il ruolo che si trovano bene. Se io sono contento di fare quel mio ruolo, sono felice di fare quel mio ruolo, mi piace, eccetera eccetera, ovviamente giocherò anche meglio, farò delle prestazioni ovviamente migliori. Quindi assolutamente questa è una cosa molto importante. Quindi oltre che trovare delle persone che sono motivate, hanno lo stesso obiettivo, vogliono arrivare lì, vogliono diventare dei giocatori professionisti. Io, quando ero come voi ragazzi, guardavo gli altri giocatori, quelli che
erano più famosi, più forti di me. E io provavo una sorta di sete proprio di dimostrare quanto ero bravo, di cosa ero capace, di arrivare lì a quel punto. E voi direte, ci sono un sacco di problemi, tante volte i team più forti non scrimmano perché non ci cagano, perché non siamo conosciuti, non abbiamo esperienza, non sappiamo come allenarci. Ragazzi, c'è un modo per fare questo, dovete iniziare come hanno fatto tutti, facendo la gavetta. Ed è quello che sto facendo io su Overwatch. Credete che io su Overwatch sono nel top team italiano? No, ogni tanto gioco con quelli che sono i top player, gli chiedo qualche consiglio, gioco con loro, mi sono fatto conoscere comunque. E ora, indipendentemente se sono un personaggio famoso o influente, mi sono fatto conoscere, eccetera, eccetera, al di fuori di questo, per il fatto che giochiamo qualche ranked assieme, ogni tanto gli faccio da pick up per qualche scrim, per qualcosa, alcuni mi hanno perfino invitato ad andare in LAN, per esempio con loro, ora non ci posso andare perché domani sarò in Francia, però questa è una delle cose. Oltre a questo, ragazzi, fare la gavetta cosa vuol dire? Partire dal basso, dalle piccole cose. Una volta fatta la squadra, il primo passo con questa squadra è andare a fare quelli che sono i tornei minori, dove non giocano tutti i pro player, o andare a fare game battles, che diciamo sono le cose più piccole. Man mano che prendete un po' di confidence, vedete che siete veramente bravi, state andando bene, vedete che comunque gli avversari che trovate li distruggete, fate tante streak di vittorie, eccetera, eccetera, il passo successivo, andare a giocare magari UMG, fare match da 5-10 dollari, sì, perché come vi ho detto, dovrete mettere mano ai vostri soldi. Qui in Italia non è facile diventare un giocatore professionista, è una cosa molto difficile. Io mi sento fortunato di esserci riuscito, mi sono fatto veramente un culo così, sono andato contro tutto e tutti. Ho veramente rischiato tantissimo, ma ora sono ripagato da questa scommessa, sono felice di quello che ho fatto, ho un lavoro all'interno del gaming, ho tempo da dedicare a una carriera professionistica, e questo è bello, che posso gridare ce l'ho fatta, e un giorno ci potrete arrivare anche voi qui. Ma come fare? Come vi sto dicendo io, ogni piccolo passaggio. Una volta andati su MG, quando mettete match da 5-10 dollari, troverete sicuramente player fortissimi, a volte anche pro player. Questo è un buon modo per conoscerli, può essere un campo d'addestramento, proprio un test field in cui voi giocate contro loro e vedete qual è la differenza di abilità. Questo è anche un modo magari per conoscere questi player, per riuscire ad averci comunque a parlarci, o comunque a giocare qualche scrim, qualche partita di allenamento. Allo stesso modo, un'altra cosa ottima è avere un profilo Twitter e specialmente un account di Twitch, e seguire quelli che sono magari i player più forti o comunque più conosciuti e cercare di apprendere da loro. Per esempio, io personaggi che seguivo importanti erano Clayster, Crimsix, Scumpy, Big Timer, Karma, AX, TP, Proofy, Parasite, Killa, cioè sto dicendo alcuni di quelli che seguivo io nell'epoca, diciamo, in cui veramente facevo allenamento anche guardando le streaming, perché dalle streaming potete capire molte cose, ma voi non dovete guardare le streaming guardando la skill di un giocatore, guardando quello che fa, cioè voi dovete imparare e cercare di porvi delle domande a ogni sua azione, a cercare di capire perché sta facendo quella cosa, specialmente cercate dei giocatori che siano simili al vostro stile di gioco. E un'altra cosa importantissima, e qui state attenti, state attenti perché questa cosa, ragazzi, è importantissima: voi non dovete copiare un giocatore, voi dovete apprendere dal giocatore e fare proprie quelle cose, inserire dal vostro personale stile di gioco e gameplay. Quindi mi raccomando, questa è una cosa importantissima da capire, perché molte persone fanno lo sbaglio di copiare, e copiare a volte è sbagliato perché quello lì è il suo modo di giocare, un team gioca in base alle persone che ha all'interno, quindi quello magari nel vostro team fare quell'azione è un errore, invece farlo in quell'altra è giusta, eccetera eccetera. Imparare quindi dagli streaming. Non è facile, ragazzi, ci vuole tempo. Io Overwatch ci sono più di due mesi che sto giocando, e ora finalmente sto acquisendo un po' di bravura veramente alta. Ovviamente non sono il Carnifex della situazione, lo Stermi della situazione, ma allo stesso tempo sto diventando molto bravo. Ho praticato praticamente 3-4 personaggi al massimo, ma posso fare di meglio, devo imparare personaggi migliori, specialmente in un gioco dove si cambia così spesso. Questa è la stessa cosa che dovete fare voi. Come sto facendo? Io mi guardo gli streaming, mi guardo i tornei, cerco di interessarmi di piccole cose, mi guardo lo streaming, guardo il giocatore, sto là, vedo quello che fa e cerco di capire perché ha utilizzato quella cosa, perché è andato in quel punto in quel determinato momento, perché magari tante cose non si vedono sullo schermo e dovete arrivarci voi con la mente. Quindi questo è un altro passaggio importante. L'altra cosa molto importante è andare alle LAN, ragazzi. Andare alle LAN è importantissimo, è una grandissima spesa andare alle LAN. Io le prime LAN me le sono pagate,
ho fatto degli sforzi esagerati, ma non ero il classico tipo che si comprava vestiti firmati, non ero il classico tipo che aveva l'ultimo cellulare alla moda, non avevo tutte le cose fighe di tutti, e invece ora sono quello che ha tutto, perché qua ho un iPhone 6S, ho uno dei portatili più potenti al mondo attualmente, ho un PC assurdo, ho tutte cose elettroniche fighissime, ho dei vestiti... Cioè ragazzi, guardate quanti cazzo di vestiti c'ho! Cioè, guardai quanti ne ho accumulati, è pieno. E tutto questo perché sono arrivato a un punto in cui sono riuscito comunque a guadagnarci con questa professione. E non tramite YouTube o Twitch come alcuni di voi potrebbero pensare, perché i guadagni con quelli non sono altissimi. Però ci sono arrivato e sono felice, ma in verità non è per i soldi che l'ho fatto. Se vi devo dire la verità, sono ancora quel ragazzo che se mi si rompesse il cellulare ora me ne fregherebbe il cazzo, perché quello che mi importerebbe ora sarebbe riuscire a diventare più forte ad Overwatch, come quello che dovrebbe essere il vostro obiettivo se volete diventare più forti a un videogioco. La voglia, lo stimolo deve essere più grande di qualsiasi altro desiderio voi abbiate. Io per questo ho sacrificato tantissimo nella mia vita, pure nello studio, nel resto, ho cercato di fare tutte le cose simultaneamente perché non è facile. I genitori mi andranno molto spesso contro, non vi daranno molte volte ragione, vi andranno contro, vi cercheranno di fermare, di rallentare. E ragazzi, è così, è normale, ma... penso che sia una cosa normale in Italia, dove viviamo con una mentalità così retrograda. Ma io so anche dei ragazzi che hanno fatto, diciamo, questa sorta di outing, se così lo possiamo chiamare, e i genitori invece li hanno supportati in questa cosa, gli hanno fatto vedere i personaggi che giocano, cosa fanno, i tornei, e tutto quello che c'è. E ci sono, diciamo, genitori di alcuni ragazzi che li supportano, come è successo a me con mia madre, che se non l'avete mai sentita parlare o l'avete mai vista in un'intervista. Quindi ragazzi, quello che vi posso dire è: dovete andare alle LAN, dovete spendere i vostri soldi e andare alle LAN, perché assolutamente quello prima di tutto è un campo di prova, di test. Imparate più in 2 giorni di LAN che da 3 mesi di gioco e di allenamento, e questa è una cosa che capitava anche a me che facevo il giocatore professionista. Io imparavo di più giocando una LAN 2 giorni che andando a giocare per 3 mesi contro top team, eccetera eccetera. Questo perché nelle partite di scrim non si sta giocando per qualcosa, quindi le persone tendono a giocare per se stessi, per vincere, per provare tattiche, perché magari manco gli va e giocano scazzati. Quindi alla fine le scrim sono sempre falsate, i tornei no. Poi direte: sì, ma ci sono i tornei online. Sì, è vero, i tornei online sono anche quelli un campo di prova, un test per voi, per la vostra squadra, ma allo stesso tempo non vi darà mai le emozioni e quelle sensazioni che ha giocare in LAN. In LAN si gioca per essere il migliore, per dimostrare di essere più forti. In LAN può succedere di tutto. Perché? Perché le persone hanno una pressione psicologica nel proprio cervello. Hanno praticamente... scusatemi. Hanno praticamente... come posso dirvi? Molte persone che arrivano e si siedono sulla sedia. Cazzo, questa non è la mia sedia, questo non è il mio tavolo, questa non è la mia postazione, non è il mio monitor. C'è la gente che mi guarda. Oh mio Dio, le luci. Oh mio Dio, non sento bene i rumori, c'è troppo casino. Ci sono tantissime cose in LAN che andranno a influire sulla vostra prestazione. Io sulla mia schiena, che vedete che è bella curva da tutte le LAN, ho più di 30 LAN su vari giochi, e è normale ragazzi che io ormai la pressione non la senta più. Però allo stesso tempo, per chi è nuovo, quella è una cosa importantissima, specialmente vi può aiutare quando andrete a casa a giocare i tornei, scrim contro persone importanti, a giocare meglio. Perché sì ragazzi, io quando ero piccolo, ero molto piccolo, ho iniziato a giocare a Call of Duty perché era un nuovo gioco per me e volevo sfondare COD 4 precisamente, quando ho iniziato a giocare competitive a livelli veramente alti, e giocavo in una squadra e soffrivo praticamente ragazzi di ansia da prestazione quando giocavo. Ero bravissimo ragazzi quando giocavamo i match di allenamento, quando andavamo a giocare le partite pure a cavolo in pubblico, ero un fenomeno ragazzi, ero qualcosa di assurdo. E quando arrivavo alle partite di torneo, ma contro team famosi o partite importanti tipo finali così, non rendevo mai al massimo, non rendevo mai come dovevo rendere. E devo dire che mi hanno insegnato molto le persone che giocavano in squadra con me. Una lezione ragazzi che mi è stata data, e mi è stata data da Jackitz, che è una delle persone che mi ha fatto crescere come videogiocatore eccetera eccetera, mi ha insegnato tantissime cose, e mi ha detto: Power, se tu ti azzardi alla prossima partita di torneo a giocare male, tu sei fuori dal team. Avevamo vinto quella partita, io avevo giocato molto male. Quella cosa mi è rimasta così in testa che io sono andato ogni giorno in gioco pensando di avere Jackitz qua dietro di me che mi diceva: se giochi male
se giochi male tu sei fuori dal team. E quello, più che essere una cosa che mi metteva ansia, era un incitamento. Sapevo che io dovevo dimostrare di fare quella cosa. E questo è quello che dovete avere voi. Voi dovete avere quella motivazione. Voi ogni volta sbagliate una raffica con la vostra arma, dovete dire: sei un coglione di merda, bastardo, figlio di puttana, tu quella raffica non la dovevi sbagliare. Ora vai e ti alleni a non sbagliarle più. È così che si fa, ragazzi. Dovete fustigarvi per quando fate un errore. Dovete essere in grado di capire gli errori. Specialmente una cosa molto brutta che mi è capitata in alcuni team era che quando magari facevo un errore e mi dicevano "hai sbagliato", io dicevo "perché avevo sbagliato" e la gente si incazzava. Ragazzi, questa è una cosa sbagliatissima. Se voi fate un errore e ve lo fanno notare, spiegate il perché l'avete fatto, perché quando lo spiegate può essere d'aiuto agli altri, e solo il parlarne del perché hai fatto quella cosa, eccetera, eccetera, ti si focalizza nella mente. Queste sono tutte cose che ho imparato quando nei Next Gaming abbiamo avuto uno psicologo sportivo che ci ha fatto, diciamo, da trainer, diciamo così. E sfortunatamente poi non è andato molto sull'aspetto personale, eccetera, eccetera, perché c'erano dei gravi problemi all'interno della squadra. Però, allo stesso tempo, ragazzi, mi ha insegnato molte cose. Questa è una cosa importantissima: parlare con i compagni. E una cosa ancora più importante che potreste fare se giocate, specialmente su COD, che avete il cinema, è, ragazzi, allenatevi, fate le partite di allenamento. Non giocate fino a quando dovete staccare. Staccate prima, vi andate a rivedere le mappe, andate a rivedere gli errori, guardate dall'alto e cercate di capire cosa è successo. Lì in quel momento tu ti sei sporto, ti hanno ammazzato, perché da lì c'è il cutoff. Sono piccole cose che dovete fare, richiede tanto tempo, non è solo prendi videogioca. Chi vi dice che dovete giocare tante ore al giorno non serve a niente, perché Call of Duty è un gioco dove la skill conta zero, cazzo. La skill conta zero, perché ci sono giocatori molto scarsi che sono fortissimi perché hanno un ottimo decision making, sanno tenere tantissimo la pressione, sono innovativi, sanno inventarsi le cose, hanno un'ottima comunicazione e un ottimo gioco di squadra. Stessa cosa funziona su Overwatch. Su Overwatch poi ancora di più, perché non esistono personaggi che possono carriare. Quindi cosa vuol dire? Non esistono personaggi che carriano. Vuol dire che se voi non sapete giocare bene in squadra, non sapete tenere la pressione, non fate le cose giuste, non seguite le tattiche, vi scordate le cose, non riuscite a fare niente. Stessa cosa, ma funziona su qualsiasi altro gioco. Non esiste un qualcuno che può carriare come in LOL, la AD Carry. Sì, si chiama AD Carry, ma non è che lui carria la partita da solo, c'è tutta una squadra dietro. Ed è per questo che ripeto che voi dovete essere una squadra, imparare assieme, essere uniti, essere un gruppo. E io, quando ero nella squadra che secondo me è stata la più forte squadra italiana in cui ho giocato, e sto parlando degli OX Enermax, noi eravamo in grado di giocarcela con i Fnatic, che erano il team più forte al mondo, aveva vinto quelli che erano i mondiali di GameStop su Call of Duty Modern Warfare 2. E come ci siamo arrivati? Loro erano giocatori, ragazzi, di veterano. Erano giocatori di veterano, ma volevano imparare, volevano diventare più forti, avevano questa voglia come me, volevano dimostrare di essere migliori. E questa cosa ci ha portato ad andare al COD XP e arrivare noni, sfortunatamente nel 2011, noni, perdendo 3-2 contro il team Apex. Una cosa incredibile, ragazzi, una run incredibile. E quello secondo me è stato il miglior team mio che ho mai avuto, perché eravamo tutti direzionati verso un unico progetto, eravamo una squadra. Sì, è normale, si litiga come in qualsiasi squadra dove c'è agonismo, ma non si litigava per chi è il più forte, per chi ha il cazzo più lungo, per chi è più bravo a fare quello. Si litigava perché non riuscivano le cose, ci si incazzava, ci si incastrava, ma era un'arrabbiatura non dovuta all'odio, al fatto che sei scarso, eccetera, ma è dovuto: cazzo, tu sei fortissimo e sbagli ste cazzate, ma sei un figlio di puttana, cosa cazzo? Sono cose del genere, perché io sapevo che il mio compagno, Pain, Panino e Doll, erano fortissimi e sapevo quello che potevano fare, e quando sbagliavano io mi incazzavano, quando sbagliavo io si incazzavano con me, ed era così, e mi dicevano: tu non devi fare questa cosa, tu la sai fare, perché hai fatto sta cosa? Ed è sempre quello, è un problema mentale che può capitare. Loro mi hanno aiutato molto, ed è per questo che vi dico: dovete autofustigarvi, perché non c'è un allenatore, non c'è un coach, non c'è un trainer, siete da soli in questo mondo, siete voi la vostra squadra e basta. Quindi dovete farvi da soli, dovete sbattervi, dovete, come posso dire, autoflagellarvi praticamente, e imparare dagli errori, dalle piccole cose, dal come si spara a sbagliare una cosa di squadra, a tirare una flashbang male e flashare un compagno, cose del genere. Sono tutte cose che dovete imparare, a fare un buon attacco, tutto. Quindi questi sono alcuni, ragazzi, dei consigli della mia, diciamo, carriera professionistica. Non ci sono dei veri e propri trucchi, come vi si può dire, non c'è un proprio gioca e basta e fai, non ve lo dirò. Io vi ho detto quello che bisogna fare, richiede tanta fatica, tanto tempo, è un progetto lungo. 3-4 mesi forse ci vogliono per vedere magari qualche risultato veramente bello. Però allo stesso tempo, ragazzi, vi dà delle, diciamo, delle emozioni, vivete delle cose che non vivrete mai più in vita vostra. E questa è una cosa in cui mi sono trovato, e voi non potete capire quanto vorrei sfondare su Overwatch e rivivere
quelle emozioni su un altro gioco che mi piace tanto e che ci sto perdendo veramente tantissimo tempo perché amo fare questa cosa, mi piace competere, mi piacciono i giochi competitivi, mi piace l'esport di tutti i tipi, non denigro qualche gioco, l'esport è sport e mi piace farlo, quindi voglio rivivere quelle emozioni lì, anche su Overwatch. Quindi ragazzi, se voi volete seguire quello che ho fatto io, questo è quello che dovete fare. E poi alla fine vi si apriranno molte porte. Quando comincerete a fare molti risultati, tanti risultati, potrete cominciare a bussare alle porte delle multiclub e fare toc toc, io ho vinto questo, 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 sono arrivato piazzato questo, ho perso contro questo nella semifinale di questo, bla bla bla, ci servirebbe una sponsorizzazione, eccetera eccetera. All'inizio ragazzi, nessuno vi darà tutti i soldi per andare in LAN. Ve ne daranno una parte? Già è un passo. Andate in LAN, fate bei risultati, usate quell'unica chance che avete per dimostrare quanto valete voi e i vostri compagni. E sfruttatelo come trampolino. Molte persone arrivano in LAN e la prendono molto tranquilla. Ragazzi, io quando sono andato in LAN la mia prima volta, mi ricordo che sono andato a letto alle 10 di sera per svegliarmi alle 8 del mattino per andare a fare colazione. Mi sono riposato tantissimo, ho mangiato tantissimo, sono uscito che ero freschissimo e sono andato a giocare, a fare delle prestazioni incredibili. E la prima volta che sono andato io stavo là e pensavo, oh mio Dio, questo qui non è il mio monitor, non è le mie cuffie, oddio la luce che mi arriva da là, oddio ma se sono un connessionato, cazzo, è la mia prima LAN, forse tutti mi dicono che sono connessionato, potrebbe essere anche vero. E in verità poi il mio cazzo duro, no scherzo, la mia testardaggine è stata più forte di tutte queste cose, sono andato oltre quell'ansia e questo mi ha aiutato molto, tutti questi passaggi che ho fatto, tutte queste cose di cui vi ho parlato in questo video lunghissimo. Sì, ho parlato veramente tanto ragazzi, però spero che voi capiate una persona che ci è riuscita nel suo piccolo. Non sono Stermi, non sono come lui, però lui è stata la mia fonte di ispirazione, mi ha ispirato, è stata la persona che mi ha fatto praticamente desiderare di essere un giocatore professionista, di diventare una bandiera, di far conoscere l'esport a tutti. Ed è per questo che ho creato i miei social, è per questo che ho premuto tantissimo su queste cose. Io spero che voi seguirete quello che ho fatto io. Spero che questi 20 minuti, cazzo, questi 20 minuti di video vi siano piaciuti. È un discorso veramente, ma veramente lungo, complesso, e non è da tutti capirlo, specialmente perché non esistono trucchi. Io spero che vi sia piaciuto, io spero che seguirete veramente queste cose che vi ho detto. Ci becchiamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Spolliciate, let's go baby!